Bello, Casertana è una delle tante partite che nascondono insidi, come insidie, come abbiamo sempre detto, sarà una partita dove sicuramente servirà una grande Casertana per venirne a capo, ma i ragazzi si sono allenati bene, con concentrazione, con motivazione, con un grandissimo spirito di appartenenza. Questa è una squadra che ci tiene tantissimo quello che fa, per cui andiamo lì con serenità a giocare la partita cercando di ottenere poi chiaramente il massimo risultato. Ma io i motivi per cui loro hanno cambiato la guida tecnica, ossia l'allenatore, non li conosco, quindi non so. Probabilmente magari ci sarà una scossa, non lo so, all'interno della squadra, se magari necessitava questo cambio per i motivi che ho appena detto, però a noi questo poco interessa, cioè nel senso o c'era quello di prima o c'è quello di adesso, a noi cambia niente, noi dobbiamo andare lì e dobbiamo fare quello che sappiamo fare, perché quando uno sa fare una cosa la deve fare per forza. Quindi noi, siccome sappiamo fare determinate cose, le dobbiamo mettere in campo a livello. Questo è un obbligo che abbiamo ed è un obbligo che non deve pesarci perché, ripeto, quando ci si allena dando tutto se stessi non bisogna temere niente, no? Non bisogna temere il giudizio di nessuno perché uno deve temere il giudizio proprio verso se stesso, no? Qualora magari non dà in settimana quello che deve dare in preparazione di un evento. Loro, come sempre, si allenano sempre bene, quindi devono stare tranquilli, andare in campo, sapere, cioè fare quello che sanno fare, cercando di fare bene le cose semplici, no? Che spesso è anche la cosa più difficile, no? E farle con grande continuità, ecco, gioco, no? E fare gioco non vuol dire solo fare gioco con palla, vuol dire fare gioco anche senza palla. Con grande continuità, questo credo sia una delle caratteristiche di una squadra forte. Sono due allenatori simili che applicano un 4-3-3, poi domani magari il nuovo allenatore applicherà un altro modulo, ma noi siamo pronti lo stesso. Quindi noi il modulo che loro fanno poco ci cambia. E ci aspettiamo una partita, come ho detto prima, dove noi dovremmo essere bravi anche a capire che tipo di partita nasce. Bisogna vedere anche su che campo andremo a giocare, quali saranno le qualità, le caratteristiche, il terreno di gioco, cioè se è un terreno di gioco dove si può giocare, dove non si può giocare, se è un terreno piccolo, grande, se piove, se non piove, le caratteristiche dell'avversario. Le conosciamo, no? E soprattutto dei singoli giocatori le conosciamo, è una squadra di qualità, loro sono una squadra di qualità, quindi ben venga, io mi auguro ci sia un campo bellissimo per cui possano giocare loro e possiamo giocare anche noi. Sì, la Bella è una squadra è una società che ha costruito una squadra importante per questo raggruppamento e probabilmente, non lo so, forse non saranno stati contenti, questo non posso dire la mia, giudicare no, perché io non giudico mai nessuno, però sicuramente avranno avuto i loro motivi per cambiare la guida tecnica e questo probabilmente rientra nel fatto, credo che magari si aspettassero una classifica diversa da quella che ora occupano, oppure un rendimento migliore in termini di prestazione da parte della squadra. Rispetto a una partita dal valore tecnico importante se il campo lo permette. Come ho detto prima, non sappiamo che campo troviamo lì. Abbiamo preso notizie, sono abbastanza contrastanti. E quindi io mi auguro ci sia un buon campo, per noi e per loro, perché anche loro sui campi buoni si esprimono bene perché sono una squadra molto tecnica, esperta, per cui erba naturale, sì, però non sappiamo in che stato sta. Alcuni dicono che non sta molto bene, altri dicono invece che si può giocare, alcuni dicono che c'è l'erba alta, poi vediamo se piove, non lo so, insomma queste cose qua le troveremo al momento in cui arriveremo lì, però noi siamo pronti a giocare qualsiasi tipo di partita e anche nel trovare il mezzo giusto per arrivare a quello che vogliamo, quello è fondamentale, quello a me interessa. Sì,
Situazione generale in via di miglioramento, se ti riferisci agli infortuni, no, credo io, sì, in via di miglioramento, rimane fuori dalla trasferta Vicente, e Rainone viene con noi, però con l'idea di non impiegarlo, di non, viene con noi, e niente, poi Tufano pare vada meglio, sia in fase di guarigione completa, e niente, il resto tutti quanti stanno bene. Panbianchi ha recuperato, ha già giocato, per cui ha giocato in settimana, giovedì, la partita, stava bene fisicamente, il ginocchio non gli dava più fastidio, per cui la squadra è in salute, stiamo bene, ci andiamo a giocare questa partita con le nostre certezze, con le nostre sicurezze, sapendo che, come ho detto proprio all'inizio, servirà una buona casertana come in tutte le partite, perché se tu vai a giocare e non tiri fuori tutto il tuo potenziale, puoi perdere non solo con Lavello, ma anche con tutte le altre 19-18 squadre del raggruppamento. Per me non esistono titolari, hanno dimostrato che sono tutti titolari di un obiettivo comune, che è quello di arrivare al 15 di maggio e vedere di aver fatto il massimo e ottenuto il massimo, quindi sappiamo il massimo che cos'è per noi, quindi per me, io conto tantissimo su di loro, grande fiducia in questi giocatori, non lo dico per cercare magari di incutere appunto sicurezza in loro, non ne ho bisogno di queste cose qua, lo dico perché realmente c'ho tanta fiducia in loro, io credo di avere una squadra forte, e lo hanno anche dimostrato di essere forti, soprattutto partendo in una situazione di enorme difficoltà e trovando subito la via giusta da seguire, per cui una bella partita, andiamocela a giocare per come sappiamo e per come sappiamo anche bene. Ripeto, quando uno si prepara bene, faccio un esempio, no? Quando lo studente si prepara bene per andare a fare un esame, quando si siede è più tranquillo. Cioè, se uno invece omette studio per andare a fare altre cose, quando si siede ha la preoccupazione della domanda del professore. Noi non abbiamo nessuna preoccupazione, noi dobbiamo andare lì e fare quello che sappiamo fare.